Mario Del Giglio. Tutto è uno attraverso Mario Del Giglio guida. In questo momento a Mario è giunto come un fascio di luce ciò che noi volevamo dire, come l'interruttore che accende una lampada. Ma per comunicare a voi che siete sul palco, ha dovuto scrivere ciò che noi suggeriamo, perché voi possiate recitare meglio le vostre parti. Quindi lo spirito fa esperienza in un corpo per evolvere. Per vivere in questo corpo sceglie una parte di sé. So che non è esatto dire che lo spirito è una parte, ma è per farvi comprendere. Questa sua parte anima il corpo. Una volta terminata la vita terrena, torna allo spirito dandogli le informazioni avute. È come se ci fosse un cordone ombelicale tra il corpo e l'anima. Attraverso loro lo spirito fa esperienze. Tu mi potresti obiettare che sembra esistere quasi una separazione tra lo spirito e l'anima. A parole sì, ma per lo spirito no. Lo spirito, arricchito dalle conoscenze avute nelle varie esperienze precedenti, rappresenta molto di più di quello che voi siete in questo momento.